E abbiamo il piacere di ospitare a Radio Cittadella per Segno Urbano Nera il vice capo della redazione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Buongiorno Mimmo, bentornato a Segno Urbano Nera. Buongiorno Nicola, buongiorno ai radioascoltatori. Allora Mimmo, noi con te oggi vogliamo fare un po' il punto di quella che è la situazione ILVA e quello che riguarda appunto ambiente svenduto. Ovviamente partiamo dalle richieste di rinvio a giudizio che sono state depositate qualche giorno fa, e a proposito di questo, ecco, io ti vorrei chiedere adesso quali sono i tempi che porteranno poi effettivamente al rinvio a giudizio definitivo prima di andare a processo appunto. Allora, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda 50 persone fisiche e 3 società della Galassia Riva. Bisognerà fare l'udienza preliminare e attesa nelle prossime ore il decreto attraverso il quale il GUP Vilma Gilli stabilirà la data, un'attesa che è legata anche a problemi logistici, perché l'udienza preliminare sarà la prima occasione in cui le parti lese, i cittadini, gli operai, le abitazioni di Tamburi, le associazioni ambientaliste, per fare qualche esempio, potranno costituirsi ed entrare direttamente nel processo, quindi bisognerà trovare un luogo molto ampio per permettere a quelle che probabilmente saranno più di 2.000 persone di partecipare a questa udienza che si svolgerà a porte chiuse. E si sta studiando la logistica, l'ipotesi più gettonata è quella della caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la palestra in particolare dei pompieri, che è molto ampia e presenta dei requisiti di sicurezza ottimali. I tempi sono quelli dell'estate, diciamo che l'udienza preliminare potrebbe svolgersi a giugno, iniziare a giugno, che poi non è che passerà un'udienza, e diciamo entro ottobre, novembre potrebbe definirsi, e quindi poi potrebbe essere fissato l'inizio del processo. E quindi l'inizio del processo potrebbe anche arrivare con l'inizio del prossimo anno, a questo punto, cioè i tempi possono essere anche questi. Sì, mi sembra una previsione realistica, diciamo che difficilmente il processo inizierà prima dell'anno prossimo. Senti Mimmo, a proposito appunto dei 50 indagati e delle 3 società, pensi che qualche posizione possa essere non tirata poi in ballo nel processo? Pensi che possa essere risparmiato il processo a qualcuno di questi rinviati a giudizio, oppure pensi che verranno tutti confermati? Ma guarda Nicola, i reati addebitati agli imputati principali, cioè la famiglia Riva, i dirigenti e i responsabili dello stabilimento siderurgico, sono molto gravi, sono tanto gravi da richiedere un processo davanti alla Corte d'Assise, che solitamente a Taranto si occupa di omicidio, quindi di reati molto gravi. Trattandosi di un processo davanti alla Corte d'Assise, quindi con pene prevedibili molto elevate, io credo che più di qualcuno degli imputati tra virgolette minori sceglierà riti alternativi, probabilmente sceglierà di farsi giudicare con rito abbreviato per evitare di arrivare in corte d'assise, però sono valutazioni per ora ovviamente molto premature. Diciamo che difficilmente, ecco, se posso spingermi a fare una previsione, difficilmente troveremo poi nel processo tutti e 53 gli imputati che abbiamo ora. Perfetto, senti Mimmo, io volevo anche farti una domanda riguardo una considerazione a proposito della centrale di Vado Ligure, cioè la centrale a carbone che i giudici hanno appunto hanno ordinato lo spegnimento. Quale differenza passa tra questa esperienza e quella, la realtà che noi invece stiamo vivendo a Taranto, dove non è bastato l'intervento della magistratura a fermare la morte e l'inquinamento provocato dagli impianti del siderurgico? Beh, giustamente il paragone regge, diciamo che c'è una differenza procedurale, e cioè che lì la procura ha affidato una sua consulenza, quindi una sua consulenza di parte per verificare gli effetti delle emissioni sulla popolazione, una volta verificati gli effetti nefasti, perché anche lì si parla di centinaia di morti addebitabili alle emissioni della centrale, il GIP ha disposto il sequestro. A Taranto la procura è stata molto più prudente, perché invece di disporre una sua perizia, ha detto al giudice di fare proprio una perizia, cioè quindi una perizia terza, alla quale hanno partecipato anche i consulenti dell'ILVA, a differenza di quanto è avvenuto in Vado Ligure, dove invece non c'erano i consulenti dei proprietari della centrale, e quindi diciamo che a Taranto si è svolta una procedura molto più garantista nei confronti dei proprietari dello stabilimento. Malgrado questa procedura più garantista, però, giustamente come dicevi tu, l'attività dell'ILVA non è mai cessato un giorno. Il 26 luglio del 2012 c'è stato il sequestro degli impianti, ma in realtà quegli impianti non hanno mai smesso di funzionare. Credo che da questo punto di vista abbia inciso e incida tuttora ovviamente il numero dei dipendenti, molto ridotto per quanto riguarda la centrale di Vado Ligure, e Taranto invece è uno stabilimento che impegna migliaia di dipendenti. Poi
nel caso di Vado Ligure vediamo che succede, a Taranto dico subito l'intervento del governo che dal luglio del 2012 a oggi ha emanato ben 5 decreti legge per consentire all'Ilva di produrre e anche di inquinare, però questo lo dobbiamo dire. Vediamo che cosa accade a Vado Ligure. Ecco, infatti proprio perché ci sono questi parallelismi tra Genova dove fu chiusa l'area a caldo, adesso Vado Ligure con la centrale a carbone e Taranto, sembrano comunque tre realtà, tre esperienze comunque legate all'inquinamento, però effettivamente tutte e tre hanno lo stesso filo conduttore, anche se comunque si sta procedendo in maniera differente. Ecco, questo è un po' quello che risalta agli occhi di tutti. Invece un'altra domanda che volevo farti a proposito appunto dell'inquinamento. A che punto sono invece, a che punto è l'AIA, i lavori dell'AIA all'interno del siderurgico? Sono partiti i lavori, quali lavori sono partiti e a cosa è stato dato la priorità rispetto invece ad altri interventi che comunque andranno o andrebbero fatti? Allora, la centrale a carbone di Vado Ligure è stata sequestrata perché l'AIA di cui era dotata non è stata rispettata. Taranto di rispetto dell'AIA ormai non sembra nemmeno attuale, oltre che decido parlarne, perché lo stabilimento Ilva attualmente ha un'AIA firmata il 20 ottobre del 2012 dall'allora ministro Clini, AIA in larga parte non attuata, ma oggi, proprio nelle prossime ore, nella riunione del Consiglio dei Ministri prevista per oggi, potrebbe essere variato il piano ambientale preparato dagli esperti nominati dal Ministero dell'Ambiente, che potrebbe ulteriormente dilatare i tempi dell'AIA. Sui giornali di ieri è stata data notizia della conferenza dei servizi fatta a Roma per la copertura del parco minerale, una delle opere più importanti dell'AIA. Abbiamo saputo che entro il giugno arriverà l'autorizzazione per poter iniziare i lavori. Bene, l'AIA tuttora vigente, mai revocata, prevedeva che quei lavori dovessero iniziare materialmente con la posta della prima pietra nel marzo del 2013, cioè esattamente un anno fa. Questa è una violazione eclatante dell'AIA, però evidentemente la legge in Italia non è uguale per tutti. Ecco Mimmo, per chiedere un'ultima considerazione che ti chiedo riguarda proprio la gestione di questa vicenda, perché ecco, il discorso legato appunto all'AIA, quindi adesso al piano ambientale, al piano industriale, non si fa altro che rinviare, sembra comunque che il gioco che si stia facendo è soltanto un gioco a rinviare queste decisioni, questi lavori. Ovviamente non si tiene forse quasi più conto della salute dei cittadini, questo forse è l'aspetto più preoccupante. Sì, diciamo che dal punto di vista della Costituzione, che prevede il diritto alla salute dell'articolo 41 sia prioritario, a Taranto evidentemente funziona diversamente. I discorsi che si sentono, si fanno, si leggono sono soltanto discorsi finanziari. Quindi il piano industriale dell'ILVA, che sarà depositato dopo l'approvazione del piano ambientale, modulerà le risorse a disposizione per compiere per adempiere all'AIA, come se adempiere all'AIA, cioè rendere lo stabilimento di Taranto finalmente non più fonte di malattie e morte per la popolazione, sia solo e soltanto un fatto finanziario. È un fatto inaccettabile, è una declinazione assolutamente da respingere, però devo dire che da questo punto di vista il tutto avviene nel silenzio totale di chi ha le responsabilità per controllare che questo non accada. E forse l'aspetto più eclatante è che tra questi 50 indagati non ci sia nessuno legato al Ministero, perché comunque l'AIA, lo ricordiamo, viene comunque rilasciata dal Ministero dell'Ambiente, quindi ecco, per quello che riguarda appunto la vecchia AIA non è rientrato nessuno, né il vecchio Ministro, né comunque il Ministero nelle indagini della Procura. Questo forse un po' è un aspetto strano della vicenda o mi sbaglio? Non ci sono i livelli politici romani, ci sono però due funzionari, c'è il capo della segreteria tecnica per l'allora ministro Prestigiacomo, Pelagi, e c'è anche Picali, che era il presidente della commissione che poi istruì l'AIA, la rilasciò. Sono indagati, imputati, sono chiesti di giudizio per violazione del segreto d'ufficio perché avrebbero rivelato ai proprietari dell'ILVA le modalità dell'AIA. È un'inquietazione, sono comunque coinvolti in qualche maniera, devo dire la verità, probabilmente era lecito aspettarsi altro, considerato anche il tenore di certe conversazioni telefoniche nelle quali ad esempio un consulente della famiglia Riva dice a Fabio Riva che quell'AIA l'hanno scritta loro, cioè l'AIA che attualmente in vigore poi modificata è stata di fatto scritta dagli stessi proprietari dell'ILVA.
Perfetto Mimmo, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, ti aspettiamo ancora prossimamente sulle frequenze di Radio Cittadella, ancora con Segno Urbano Nera, per continuare a parlare di questa vicenda e per continuare ad avere aggiornamenti in diretta. Ti ringraziamo Mimmo. Buona giornata.